Come va? Il mio nome è Sara Calloni e oggi voglio parlarti di una chitarra. Cosa c'entra? Beh, resta fino alla fine del video e lo scoprirai. A dopo! Una chitarra. Boh, cosa c'entra? Cosa c'entra con tutti questi discorsi che mi fai tutti i giorni? Cosa c'entra una chitarra? Beh, chi mi conosce sa che ho studiato per suonare la chitarra e quindi è uno strumento che io ho in casa. E ho voluto fare un test che avevo già letto in alcuni libri, però non avevo mai provato a fare. E ora voglio dirti, prova anche tu a farlo, perché io ti sto parlando di molte leggi dell'universo, ti sto parlando di come vanno le cose nel mondo spirituale, non religioso. E la parte nostra, cioè il nostro cervello, ha bisogno di esempi concreti, di teoria, per poter sfamare il suo dubbio. E se vai a leggere libri, ci sono molti esperimenti scientifici, molti esperimenti scientifici che sono stati fatti da scienziati per provare quello che ti sto dicendo. Però sono a volte cose abbastanza complicate che spesso non riusciamo a capire, a vedere, perché non vogliamo vedere che questo sia sicuro, che questo sia certo. Allora voglio farti fare una cosa pratica che ti spieghi veramente che cos'è la vibrazione, che ti faccia vedere come funziona. Quando te suoni la chitarra e tocchi una corda della chitarra, questa vibra, fa questo movimento qui, questa è una vibrazione. E questo movimento, questa vibrazione, questa cosa emette un'energia che emette il suono. Ovviamente quando è messo in una cassa di risonanza. Bene, cosa succede? Se te prendi la chitarra, la corda, quella che è più in alta, che è la sesta corda, è un Mi. Ok, se te tocchi questa corda, emette questa nota che è un Mi. Va bene? Se vai a toccare il quinto tasto, che è, te vedi sul manico della chitarra, ci sono delle lineette dove te puoi premere con il dito. Se te premi nel primo rettangolino, diciamo, è il primo tasto, secondo, terzo, conti al quinto tasto e lo schiacci e vai a far vibrare di nuovo la chitarra, stai emettendo un La. Cosa succede? La corda che è subito sotto a quella del Mi è proprio un La. Quindi se te tocchi solo la corda del Mi toccando il quinto tasto e quindi emettendo un La, la corda di sotto comincia a vibrare da sola, senza che tu l'abbia toccata. Perché succede questo? Perché, come ti sto ripetendo da giorni, settimane, mesi, vibrazioni uguali vibrano insieme. Quindi la vibrazione della corda del Mi che suona il La quando tocchi il quinto tasto va a far vibrare la corda dell'A, perché è la stessa nota, è la stessa lo stesso tipo di vibrazione. Quindi questa vibrazione diventa più forte e trasmette una nota più forte. È la stessa cosa, vale con i tuoi pensieri. Se te vibri come vibrano i tuoi sogni, la tua vibrazione sarà più forte e quello che trasmetti all'universo sarà fortissimo e quindi ti ritornerà, grazie alla legge d'attrazione e di corrispondenza, vabbè, ci sono varie leggi, ti ritornerà quello che stai sognando, quello che vuoi. Beh, come sempre spero che questo video ti sia utile e che ti piaccia. Se ti piace metti un bel mi piace e condividilo con i tuoi amici. Quindi agisci e ci vediamo domani. Ciao!